mossa questa. Sicuramente non perché c'era Candy Candy al suo tempo. Per carità, che era anche triste come, come cartone animato. Mm. Molto, molto triste. Oh, io credo invece che tuttora, dopo tanti anni, mi piace ancora troppo. Trovo bello sto lavoro. Io mi sono reso conto che avevo una certa attitudine alla relazione d'aiuto, ma poi è stato tutto diverso. Beh, Dio, se vai dietro a scuola cosa ti insegnano? Ti insegnano tante nozioni, però poi alla fin fine ti rendi conto che sono dei piccolissimi granelli di sabbia e invece quando entri nel mondo lavorativo ti rendi conto della, dello splendore di quella spiaggia. Ma vi siete mai chiesti? Ragazzi, noi abbiamo scelto di stare nella sofferenza e nella morte quotidianamente. E non siamo più quelli che vanno in pensione a 19 anni, 6 mesi e un giorno. Sai cosa? Poi mi rendo conto che siamo spesso al centro, no? O la viviamo così comunque, no? Tra i familiari, i pazienti, l'organizzazione che ha le sue esigenze, la burocrazia. Il sistema. Il sistema. Il sistema. E finiamo stressatissime. Stressatissime. Parliamone di come mangiamo. Vabbè, guarda, orari non esistono. E poi a volte stai tantissime ore senza mangiare. E attività sportiva, che tanto stressiamo i nostri pazienti, e si muova, e cammini. Beh, sai, quelle volte che riesco a mettermi in piedi e faccio anche una semplice corsa, sto veramente meglio. Ti credo. Sai, questo è importante secondo me, perché comunque ti porta ad una forma di ascolto. A proposito, l'altro giorno stavo leggendo, vabbè, sapete, uno dei miei libretti, e mi è venuto in mente, adesso che si fa questo discorso qua, aspettate che lo trovo, ho letto una frase che è meravigliosa, eccola qua. Come dicono i pescatori greci che si immergono nelle grotte di coralli delle isole dell'Egeo in cerca di aragoste, quando ti infili in una galleria oscura arriva il momento in cui non hai più fiato per tornare indietro. La tua unica possibilità è continuare a nuotare verso l'ignoto e pregare che ci sia un'uscita. È come un vivere in apnea. E io mi sento spesso bloccata nel respiro, come se fossi un affanno in apnea. E sinceramente non voglio far finta di niente. Cioè, non voglio più far finta di niente. Parliamone! Parliamone! Parliamone!